Se mi condannano in 3 gradi di giudizio come sequestratore non posso più candidarmi a niente. Correrò questo rischio. Ho piena fiducia nella magistratura, ritengo di aver fatto il mio dovere, il mio mestiere di ministro e di italiano. Se verrò condannato vorrà dire che ne prenderemo atto. Conto che la procura di Catania reagisca come ha reagito la prima volta, ovvero sia archiviando perché non è stato commesso alcun reato. Però se avessi voluto scappare o nascondermi l'avrei fatto, non sono un uomo che scappa e si nasconde, quindi vado a giudizio orgoglioso di quello che ho fatto. Vado in missione diplomatica in Israele, in Austria e negli Stati Uniti, non vado in vacanza. Non vado da Fuggiasco, vado a fare una visita politica, evidentemente. Giorgetti è uno degli uomini più importanti della Lega e quindi stiamo lavorando perché in Europa ci sia un grande gruppo alternativo alla sinistra e all'accordo fra popolari e socialisti. Sarebbe bello mettere insieme tutti francesi, tedeschi, ungheresi, polacchi, italiani, spagnoli, un grande gruppo, ciascuno rinunciando a qualcosina di suo. Però mettersi tutti insieme superando gli egoismi e i personalismi.